Si è appena votato per la seconda commissione consiliare che riguarda l'industria, il commercio, la pesca, artigianato, agricoltura, cooperazione e sviluppo economico. E i consiglieri facenti parte di questa commissione sono Provenzano, che è qui accanto a me, Pernice, Di Gregorio, Arena, Iacono, Foggia e Caruso. Quali quindi i primi progetti da portare in atto all'interno di questa importante commissione? Per progetti intendiamo appunto le esigenze della città, quindi valuteremo bene tutti i punti, ne delineiamo, se così si può dire, alcuni, quindi di maggiore importanza, li porteremo sicuramente in aula, li discuteremo e quindi cercheremo di dare un grosso supporto a questa città che comunque ne sente una grossa necessità. Si parla sempre più spesso di disoccupazione nell'artigianato, soprattutto in che modo riuscire comunque anche a ovviare a questo problema? Innanzitutto andare a cercare quali sono i reali problemi, o meglio dire quali sono i problemi che sono più frequenti. Quindi da questo andare a valutare per bene quale possa essere comunque la soluzione e quindi di portare grosse soddisfazioni. Fa parte di questa seconda commissione anche il consigliere Francesco Foggia, una commissione che richiede comunque anche molta attenzione, perché sono argomenti e sono attività che per la città di Mazara del Vallo sono molto importanti. Intanto ringrazio il Consiglio Comunale per avermi comunque dato l'opportunità di presenziare nuovamente a questa commissione, che è la seconda commissione consiliare, che riguarda tematiche importanti come la pesca, come l'agricoltura, come lo sviluppo economico, il commercio, attività produttive. Diciamo che è una commissione abbastanza complessa, dove io già ho fatto parte questi 5 anni, quindi conosco molto bene le tematiche di fondamentale importanza che si vanno a trattare. Sono stato sia presidente che sia vicepresidente nella passata amministrazione. Diciamo che già so di dove devo andare a mettere le mani, già so come mi devo muovere, anche perché ho dato delle risposte concrete in questi 5 anni. Naturalmente questo significa che noi, in qualità di consiglieri comunali, questa commissione, anche se ci sono delle appartenenze politiche, lavoreremo per l'interesse della città e della collettività. Una cosa è certa, Francesco Foggia vigilerà anche in commissione, presentando degli atti di indirizzo, presentando delle istanze, delle mozioni, in comune accordo anche con gli altri consiglieri, a prescindere se sono opposizione o maggioranza. Una commissione che ha un compito molto importante, quello di vigilare soprattutto per lo sviluppo economico della città. Quindi quali sono i progetti, soprattutto quali sono i progetti appunto da portare in commissione e quindi poi in aula consiliare? Sicuramente è quello innanzitutto per lavorare sul piano regolatore del porto, un importante progetto che già l'amministrazione comunale ci aveva messo mano 5 anni fa, che questo consiglio comunale comunque aveva approvato. Naturalmente creeremo un atto di indirizzo, perché lavorare su questo piano del porto significa creare posti di lavoro, e quando parlo di posti di lavoro parlo dei nostri giovani, su tecnici, geometri, architetti, ma anche della manovalanza, anche perché dobbiamo centrare molto noi per quanto riguarda il nostro modo di fare politica sul piano regolatore del porto, perché il porto sicuramente significa trarre dei benefici tutto l'indotto, perché avere un porto per quanto riguarda adibito per i turisti significa creare turismo e quindi significa l'indotto come attività commerciale, come ad esempio le strutture ricettive, le strutture di ristorazione potrebbero trarre dei benefici. Naturalmente noi vigileremo, ma non solo sullo sviluppo economico, anche sul mondo della pesca, ma soprattutto anche sul mondo dell'agricoltura, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che ci sono frazioni della città di Mazara del Vallo come Borgata Costiera che vive di agricoltura.